fa era venuto a trovarci in redazione Marco Spano, l'organizzatore del primo Bird Contest in Sardegna, per presentare appunto l'evento che si è svolto poi a Sassari lo scorso mese di novembre, un concorso dedicato alla barberia che ha visto la partecipazione di concorrenti giovani e talentuosi di una bella cornice di pubblico. Tra i primi tre, tra l'altro, sul podio anche un algherese. I locali Spano Beauty hanno ospitato il 20 novembre scorso il primo Bird Contest della Sardegna. La storica attività sassarese, nota rivendita di prodotti professionali per parrucchieri ed estetiste, ha infatti offerto a giovani apprendisti barbieri l'occasione di mettersi in vetrina, dimostrando la loro abilità e fantasia tra rasoi, forbici e panni caldi, facendo così rivivere l'antica arte della barberia in una chiave più fresca, che cavalca l'onda della moda della barba e della cura dell'uomo, tornate alla ribalta negli ultimi anni. Davvero tante persone, tra addetti ai lavori e curiosi, hanno preso parte alla manifestazione, mostrando un entusiasmo che ha appagato l'organizzatore dell'evento, Marco Spano, pienamente soddisfatto di questa prima edizione, tanto da pensare già alla prossima, come ad un momento di confronto anche tra chi, nel settore, non è certo alle prime armi. La partecipazione in chiave di giudici, di volti noti e tecnici del mondo della barberia ha dato un valore aggiunto alla manifestazione e ha permesso di assegnare la vittoria, al termine di una gara di altissimo livello, al giovane barbiere sassarese Marco Zara, che si è aggiudicato, oltre alla soddisfazione di questo importante riconoscimento, un viaggio a Rotterdam alla scoperta della più antica barberia del mondo, in cui potrà usufruire di un esclusivo servizio barba e capelli. Il secondo posto è andato all'algherese Davide Mura, mentre si è aggiudicata il terzo posto l'unica barber donna, Ilenia Secchi. L'arrivederci è per il prossimo anno, per una seconda edizione che si preannuncia ancora più scoppiettante.